Ben ritrovati. Spazio Città quest'oggi è dedicata ai multiservizi del nostro territorio. E per fare il punto del nostro territorio, cominciamo dai comuni co-capoluogo della nostra provincia, Barletta, Andria e Trani, e faremo il punto della situazione di ciascuna di queste aziende. E soprattutto cercheremo di dare uno sguardo a quello che sarà il futuro nell'ambito anche di una legislazione sempre più complessa e nello stesso tempo che lascia ampi dubbi, che frequentemente cambia, che determina degli accavallamenti delle leggi e che in molte situazioni fa capire poco. Comunque, parleremo di quello che sarà. Che potrebbe essere, che ci auspichiamo sarà il progredire di queste aziende verso un servizio sempre migliore alle loro città. Per farlo abbiamo invitato Luigi Panarale, che è il presidente della Barletta Servizi Ambientali, Antonello Ruggero, che è il presidente dell'AMIU Buonasera. di Trani e Francesco Cannone. Da poco presidente, nuovo presidente della Multiservizi di Andria, che non è ancora arrivato e che dovrebbe arrivare tra qualche minuto. Abbiamo invitato a onor del vero anche l'AMET di Trani, che si occupa di fornitura di energia elettrica, ma il presidente disse subito di essere impossibilitato. L'amministratore delegato aveva invece accettato il nostro invito, ma poi un impegno ci dice all'ultimo momento, gli ha impedito di partecipare alla nostra trasmissione. In attesa che arrivi Cannone, noi comunque cominciamo la nostra trasmissione. Bentornato Presidente Grazie a voi del nuovo invito, Panarale. grazie a voi di questo E io invito. voglio partire da quello che è stato un elemento di discussione che abbiamo avuto un mese fa quando è stato nostro ospite su una trasmissione che riguardava specificatamente la BARS e il suo spacchettamento. Perché lei in quella trasmissione sostenne un aspetto insomma, importante. Nel momento in cui ci si lamentava per alcuni servizi della BARS, lei rispondeva, diceva, vabbè, dice, ma ne dovete parlare con chi ci paga, nel senso che noi ci atteniamo al capitolato. E se il capitolato dice che noi un cassonetto lo dobbiamo lavare una volta alla settimana, mentre sarebbe auspicabile che si lavasse 2 volte, non siamo noi, non siamo noi, nel frattempo è arrivato il presidente della Multiservizi, dicevo, non siamo noi i responsabili, ma voglio dire, ci dicessero che va lavato 2 volte, ci pagassero per lavarlo 2 volte e noi lo laveremo 2 volte. Allora, detto questo, Buonasera. buonasera, ecco, ci ha raggiunto. Sì, adesso, Buonasera. mentre risponde il dottor Pannarale, microfoniamo il presidente della Multiservizi. Allora, io voglio partire proprio da questo, Bene. prima di fare il punto della situazione. Deve essere vostra iniziativa o iniziativa dell'amministrazione comunale con cui avete il contratto? Quella di avere un contratto d'appalto soddisfacente. E soprattutto, il contratto ad esempio in essere attualmente tra il Comune di Barletta e la Barsa per la gestione di tutta una serie di servizi, il più importante dei quali è la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Riguardo le prestazioni, no? Circa le carenze di prestazioni, da che cosa è determinato? Bene, è una bella domanda, Fa piacere. e la ringrazio perché finalmente possiamo fare un po' di chiarezza su un problema che sicuramente è un problema in questo momento per la città di Barletta, e cioè le modalità di raccolta dei rifiuti urbani nella nostra città. Noi abbiamo attualmente un disciplinare che è un disciplinare risalente nelle sue modalità e che speriamo ad aprile cambi perché in realtà non siamo
probabilmente l'amministrazione stessa, i cittadini stessi, non sono contentissimi dei risultati fin qui raggiunti. Soprattutto in periferia, dicevamo. Soprattutto in periferia, forse dove il controllo del territorio è minore che non in centro, è ancora minore che non in centro, ma il problema ha molteplici aspetti, nel senso che perché un servizio funzioni bene ha bisogno che il contratto, il disciplinare, preveda ciò che effettivamente serve, la società che deve svolgerlo lo faccia in maniera diligente, i cittadini si comportino in maniera civile. Se salta una di queste condizioni, già è sufficiente perché in realtà la città non si presenti più nelle modalità in cui tutti auspicheremmo di vederla. Perché, appunto, io facevo un discorso la scorsa volta. Se noi vediamo la nostra città subito dopo l'intervento degli operatori ecologici della Barsa, noi vediamo una città, quindi nelle primissime ore della mattina, noi vediamo una città assolutamente pulita, una città ordinata, una città, diciamo, ineccepibile dal punto di vista del servizio. Bastano poche ore perché quella città diventi in alcuni punti una vera pattumiera. Ora, perché diventa una... Adesso non voglio scusare con questo la Barsa, probabilmente anche noi qualche pecca da qualche parte l'abbiamo e se ci viene segnalata, se ci venissero fatti controlli anche su di noi, noi potremmo sapere quali sono queste pecche, perché noi ovviamente i controlli li facciamo, abbiamo i nostri controllori interni, però se ci fossero anche controlli esterni sarebbe molto meglio. Ma, diciamo, detto questo, se c'è questo livello di scarsa cura, scarso amore per la città, in cui la raccolta differenziata è al momento al 23%, e questa è una dimostrazione di questo scarso amore per la città, diciamo, noi miracoli non ne possiamo fare. Ci stiamo attrezzando per la raccolta porta a porta. C'è un progetto, fra l'altro il nostro progetto è stato fatto gratuitamente al Comune di Barletta, a fronte di un progetto precedentemente commissionato a una società del Nord che era costato parecchio e che è stato poi irrealizzabile perché aveva dei costi di esercizio assolutamente incompatibili con le casse comunali di Barletta, quindi un progetto assolutamente astruso rispetto alla realtà cittadina. Il progetto ormai è sostanzialmente pronto, si tratta di mettere a punto alcuni piccoli nodi, alcuni piccoli aspetti che però ovviamente nella fase di avvio saranno determinanti, e da ora ad aprile ci sarà un tavolo tecnico che lavorerà proprio per rifinire gli ultimi aspetti di questo passaggio che speriamo renda più efficace il nostro servizio. Però ovviamente tutto questo si fermerà sempre di fronte a un muro se di fronte non c'è la comprensione e la collaborazione di chi i rifiuti li conferisce. Perché il dato del 23% è un dato che dice ovviamente una gravissima lacuna, certo, di Barletta rispetto a città anche limitrofe, perché poi i confronti non è che dobbiamo farli sempre. Basta arrivare ad Andria attualmente, dove le cose vanno molto meglio proprio da quando è stato istituito il servizio della raccolta porta a porta, perché la raccolta differenziata c'era già prima ovviamente. Perché? Perché ovviamente noi smaltiamo, ma noi smaltiamo ciò che viene conferito e tutto ciò che viene conferito. Quindi se nel cassonetto della plastica troviamo, anziché plastica, anche vetro, anche rifiuti indifferenziati, anche altro, anche i cittadini virtuosi che hanno conferito in quei cassonetti soltanto plastica, in realtà hanno fatto qualcosa di inutile a causa di quelli che invece, per la semplice, diciamo, incuria di alzare il cassonetto che sta a fianco. Certo. Io che sono un cittadino non virtuoso, quando è come... Io vivo a Barletta. Sì. Quando è come... mi distraggo. Quando è cominciata la raccolta differenziata ad Andria, sono stato... La raccolta porta a porta? È la differenziata spinta, e quindi qui in televisione ci siamo ritrovati dal cestino
comodissimo che avevamo dietro la scrivania, a tanti cestini, uno a fianco all'altro, in un luogo neutro della televisione, io mi sono ritrovato a stare attento a non gettare il fazzolettino di carta nella carta, ma nell'indifferenziata, perché... No, può metterlo nell'umido, quello. Comunque nell'indifferenziata. No, non va nella carta. Non va nella carta. Non va nella carta. Che non è indistinta. Sembrare, quindi, e sto attento, sono stato costretto a essere attento. Significa che quando si innesta un circolo virtuoso, anche il non virtuoso come me, lo diventa. Sono no, e non di dico questo. Che è costretto, perché poi, diciamo, non l'immediatamente comincia virtuoso, a farlo volentieri. Adegua. Comincia a farlo volentieri. Certo, questo è verissimo. Quello che lei dice è verissimo, nel senso che c'è purtroppo un'emulazione al peggio, ma c'è anche un'emulazione al meglio. Noi abbiamo, stranamente, avendo lo stereotipo dell'italiano sempre rispettoso delle leggi, una legge che stranamente ha funzionato molto bene da subito, ed è stata la legge che vietava di fumare nei locali pubblici. È stata una legge che quasi immediatamente è stata rispettata per ogni dove, proprio perché in realtà un controllo sociale diffuso ha reso immediatamente efficace il controllo su quelli che anche avrebbero voluto comportarsi in maniera difforme. No? Ecco, se un controllo sociale diffuso scatta anche in questo tipo di servizi, in questo tipo di problematiche, sicuramente le cose migliorano e migliorano molto rapidamente. Fra l'altro, diciamo, scatta a un certo punto anche l'orgoglio dell'appartenenza, che adesso a Barletta è molto scarso e forse invece in altre città sta migliorando. Questo orgoglio dell'appartenenza fa sì che nel momento in cui i primi risultati si incominciano a vedere, la volontà e la tentazione e la voglia di migliorarli ancora subentra e, diciamo, crea quel circuito virtuoso che, di cui appunto lei parlava e che costringe anche gli indisciplinati, i non virtuosi ad adeguarsi. Allora, Presidente Ruggiero, la situazione di Trani. Dal punto di vista di raccolto o della discarica? Parliamo prima della discarica, poi della discarica, che è una peculiarità tutta tranese. Allora, io concordo con il Presidente di Barsa. Però noi non dobbiamo, cioè dobbiamo per forza non prescindere dall'aspetto economico, perché poi... E io sono partito da quello, perché mi aveva stuzzicato l'altra trasmissione il Presidente Pannarale, che ogni qualvolta io lamentavo un disservizio della Barsa, dice non venire da me, vai dal sindaco, perché diciamo io... Quello per cui sono pagato come Barsa lo certo, faccio. Cioè poi appunto se dobbiamo prendere atto... lo so, ma purtroppo poi i costi aumentano, hanno cioè... come riferimento, in questo caso a Nutrani, i cittadini di Barletta, Barsa. Quindi l'aspetto economico è imprescindibile. Noi abbiamo un contratto di servizio con il comune di Trani che è di 5 milioni e 600 mila euro. È chiaro che... Nel servizio di raccolta e di spazzamento io devo mantenermi nell'ambito dei 5.600.000 certo. euro. Il problema qual è? Che di fatto difficilmente ci riusciamo, perché nel contratto di servizio molte volte non sono considerati quei servizi che d'estate, Trani è una città, insomma, voglio dire dal punto di vista turistico importante, e quindi le tante manifestazioni che fanno a Trani e che purtroppo nel contratto di servizio non sono previste poi la pulizia delle varie piazze dopo i concerti. E quello è un costo che Amio, diciamo, è un costo vivo, che poi magari il comune non ti riconosce, perché il comune poi quelle somme le mette in bilancio ed ha difficoltà a riconoscerti delle ulteriori somme, a meno che non si provvede attraverso i debiti fuori bilancio. Quindi io penso che l'aspetto importante è l'aspetto economico. Poi, a differenza di Barsa, noi abbiamo un altro limite, che è quello delle assunzioni del personale, perché Amio è partecipata dal Comune di Trani al 100%, quindi noi dal punto di vista delle assunzioni dobbiamo ragionare come una pubblica amministrazione, e quindi in questo abbiamo delle grossissime difficoltà. Noi siamo partiti il 18 novembre con la raccolta
porta a porta con la differenziata spinta in una zona di Trani, non so se lei, direttore, ha letto. Sì. E lì io ho assunto attraverso un'agenzia interinale 4 dipendenti, che ovviamente sono un costo in più. Perché? Perché mentre noi abbiamo il costo di spazzamento e raccolta dei rifiuti, perché il cittadino conferisce nel cassonetto, non abbiamo ulteriori costi. Invece con il porta a porta noi ci dobbiamo confrontare con il cittadino e a seconda dei giorni dobbiamo andare a ritirare il tipo di rifiuto. È chiaro che il porta a porta spinto costa, e costa tanto di più. Io adesso non conosco i costi che sostiene il Comune di Andria, però consideri che questo progetto a noi è stato finanziato dalla Regione Puglia per 280.000 euro, è un progetto sperimentale che abbiamo circoscritto ad una zona, e noi prevediamo dei costi ulteriori circa di 60.000 euro al mese. Consideri che purtroppo nella nostra provincia non abbiamo un impianto dove andare a conferire l'umido, quindi noi siamo costretti ad andare a Modugno e paghiamo 93 euro certo. a tonnellata. Attenzione, se il rifiuto è sporco più del 3%, te lo rimandano indietro e devi andare in discarica. E poi su quel rifiuto devi andare a pagare l'ecotassa regionale, perché a questo certo. punto non è più un rifiuto, diciamo, differenziato. Quindi io penso che il problema maggiore è la grossa difficoltà che in questo momento le pubbliche amministrazioni stanno vivendo dal punto di vista economico, perché se tutti quanti avessimo, diciamo, un budget sufficiente, il servizio sarebbe impeccabile, anche se, devo dire la verità, a Miutrani sicuramente riceviamo molte critiche, però secondo me, forse perché sono amministratore, poi alla fine riusciamo... A che livello di differenziata? No, noi siamo bassissimi, intorno al 17-18. Ma guardi... C'è tutta una fase da... Ma sì, ma io ho fatto quest'estate una campagna di sensibilizzazione per i rifiuti ingombranti. Quindi, di fatto, noi abbiamo informato i cittadini, i rifiuti ingombranti te li ritiriamo a casa tua. Tu ci chiami... Tempo, ma sì. li vanno a gettare ugualmente fuori. Non dalle. Solo... Perché quest'estate, tanta gente effettivamente non sa a volte. Che se devono gettare un frigorifero, basta, te lo ritira gratis. Direttore, lo fanno per abitudine. No. Io quest'estate, questa campagna di sensibilizzazione prevedeva a chi portava un rifiuto ingombrante all'isola ecologica, regalavamo un materassino con il logo a Miutrani, anche, ma diciamo è stato un messaggio, potremmo anche farlo l'anno prossimo, potremmo dare anche dei buoni benzina, delle schede telefoniche, però devo dire la verità, grossi risultati non ce ne sono stati. Non ce ne sono stati. Un segno di speranza oggi l'ho avuto, perché scendevo da casa e c'era un bimbo che poteva avere poco più di 5 anni, con la mamma mano a mano, e il bimbo le diceva, e penso che insomma gliel'avesse detto qualche brava maestra, come fare, che cosa andava messo in quale cassonetto. Per cui, se può capirlo un bimbo di 5 anni, penso che dovrebbe riuscire a capirlo anche l'adulto. Una persona ma più adulta. Ma i bambini, non i solo, ragazzi ma il bambino, sono molto attenti. Sì, ma il bambino faceva di più. Diceva, mamma, noi dobbiamo fare anche la raccolta dell'acqua piovana. Evidentemente. Beh, insomma, come sta piovendo nel momento in cui stiamo esatto. registrando. Evidentemente, la raccolta. Se ci sono dei bravi maestri, per esempio, le cose possono funzionare il molto meglio. Il futuro è rosso, fra 20 anni chi ma guardi, sarà dopo di noi? Noi dobbiamo cercare di accelerarlo. Ma questo devo futuro. Dire che il Comune di Andria sta facendo una campagna di sensibilizzazione attraverso la televisione, con delle pillole realizzate proprio nelle scuole, quindi diciamo puntano... Noi abbiamo bandito un concorso per questo, un concorso di idee, in cui invitiamo i bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, ma anche professionisti della comunicazione, a creare degli spot, a creare degli slogan, che poi saranno valutati ovviamente da una commissione, il concorso è fino al 31 marzo, le rubo questi 30 sì. secondi proprio per lanciare questo invito a tutti i cittadini residenti, appunto per lanciare dei messaggi efficaci che invitano e spingano alla differenziazione, non solo, ma anche alla
riduzione nella produzione dei rifiuti. Io questo non mi stancherò mai di dirlo, la differenziazione è importantissima, ma è altrettanto importante e forse ancora più importante il riuso degli oggetti e la minore produzione di rifiuti. Allora, Presidente Cannone. L'esempio virtuoso. Io di fatto non sono convinto. No, volevo ricordare, l'avevo già detto ai telespettatori, che si è insediato da poco tempo, ecco, da un mese. Allora, a noi al 17% ci dica anche, che situazione ha trovato. Io preliminarmente, visto che sento parlare di rifiuti, devo dire che la multiservice non si occupa di questo, perché abbiamo un'altra società, il comune di Andria, un'altra società che gestisce questo. Quindi io da un mese sono di fatto l'amministratore di questa società, quindi ho iniziato a prendere visione di tutta la situazione. Ho trovato, nonostante quello che si dica a livello nazionale, una società in house in di discreta salute, in equilibrio economico finanziario ormai costante dal 2000, da quando è stata costituita. Quindi è forse uno degli esempi, diciamo, virtuosi dal punto di vista economico finanziario. È chiaro che questo costa tanti sacrifici, tanto impegno in termini di pianificazione, di programmazione, di attenzione ai costi generali, che evidentemente non sono tutti coperti dai contratti di servizio, 12 ne abbiamo noi con il Comune di Andria, e quindi la prospettiva, che non è poco di questi tempi, è quella di mantenere uno status quo, diciamo, di equilibrio economico finanziario, e quindi di fatto i posti di lavoro, che sono oltre 100, per cui è una importante realtà di cittadina, che però poi si è di fatto affermata nel senso di supportare in toto il comune in tutta una serie di attività che difficilmente senza questa società potevano essere in questo modo garantite. Ecco, possiamo dire che le multiservizi come quella di Andria diventano le società tuttologhe del comune, spesso fuori diciamo dai contratti predefiniti per la quale è nata. Ma direi che, diciamo, forse in alcuni casi magari può anche esserlo. Leggevo qualche giorno fa un articolo sul Sole 24 Ore dove si lamentava che le società multiservizi in generale venivano delegate dai comuni a fare qualsiasi tipo di attività. Questo evidentemente è una distorsione, perché bisogna limitare il campo di attività a quelle che sono le diciamo prestazioni strumentali, effettivamente strumentali all'attività dell'ente. Però per quanto ci riguarda, noi siamo chiaramente vincolati da quelli che sono i contratti di servizio in essere, e siamo sostanzialmente in linea con quelle che sono le esigenze del comune, nel senso che non ci sono delle diversificazioni che magari in altri casi, in altre città, possono anche verificarsi. Per cui ritengo che la funzione che la società sta svolgendo sia assolutamente compatibile con quelle che sono gli obiettivi di un ente comunale, peraltro gravato come tutti da tutta una serie di limitazioni nei trasferimenti, e quindi deve far fronte al sempre difficile equilibrio finanziario che deve comunque raggiungere, e che in base alle ultime normative deve essere garantito anche dalle società in house, nel senso che la società in house che chiude in perdita, che non ha un equilibrio economico finanziario stabile, crea all'ente un ulteriore problema, la necessità di appostare un fondo di riserva che comunque limita in termini economici, ma soprattutto finanziari, l'attività dell'ente stesso. Bene, i conti della Bassa come stanno? Perché I conti della Bassa stanno in ordine. Cannone dice. Stanno in ordine. Erano disastrosi fino a prima del passato triennio, e bisogna dare atto al mio predecessore che in questo è stato molto bravo, il dottor Di Bitonto, cioè nel riuscire a rimettere ordine in conti societari, che nel momento in cui lui ha preso la società
erano quasi da bancarotta. Presidente, una attualmente volta, sono dei conti sani. Diciamo, sono dei conti... a un direttore generale della ASL che si vantava di aver riequilibrato i conti della io sua non mi sono ASL, vantato di averli riequilibrati io. No, dicevo, gli dissi che se avesse chiuso le sale operatorie avrebbe risparmiato di più. Certo. Ah, ecco. Allora, perché poi dobbiamo vedere anche come li andiamo a riequilibrare questi certo. conti, perché credo che il Barça abbia la necessità ancora di un percorso di riequilibrio Barça. Tra il personale operativo certo. e quello impiegatizio, che comporterà degli altri costi. Indubbiamente. Allora, se noi fermiamo quel processo, teniamo i conti in ordine, ma noi abbiamo la necessità di riprendere quel processo di riequilibrio. Noi dobbiamo completarlo, quel processo di riequilibrio, perché noi abbiamo tuttora una situazione, c'è poco da dire, in cui in realtà c'è un surplus impiegatizio rispetto al fabbisogno se aziendale. Se il rapporto sia 1-3, sì, credo, dovrebbe essere 1-6, sì, credo. Sì, sì, ma diciamo, senza arrivare a questa soluzione sì. estrema, però diciamo c'è bisogno di un ulteriore alleggerimento. Stiamo andando in quella direzione. Conti Amio? Beh, quest'anno, il 2012, abbiamo chiuso con un utile di circa 350.000 euro e con il parere anche favorevole dei revisori. È chiaro che oggi questa situazione, diciamo, di tranquillità economica che stiamo vivendo è dovuta, dico purtroppo, ai conferimenti... Sì, e a questo ci arriviamo subito dopo l'interruzione diciamo pubblicitaria, che i conti sono alla pari. Ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi ripartiamo proprio da questo che è un aspetto importante da trattare in questa trasmissione. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra trasmissione che quest'oggi è incentrata sull'attività di quelle che una volta si chiamavano municipalizzate, diciamo con un termine terra a terra, dei tre comuni co-capoluoghi, Barletta, Andria e Trani. Quindi sono nostri ospiti i presidenti della Barça, della Multiservizi di Andria e dell'AMIU di Trani. Allora, Presidente Ruggero, partiamo proprio da dove ci siamo interrotti quando abbiamo dovuto chiamare la pubblicità. Io con una battuta che ho fatto spesso con amministratori di Trani, dicevo, insomma, com'è che tutti quanti fanno soldi sui rifiuti, meno Trani? Diciamo, tutti fanno... Infatti, chiamate un camorrista della terra dei fuochi che vi spiega come si fa. In realtà, al di là delle battute, la situazione è più complessa. Però... la situazione com'è? Noi, anche come emittente televisiva, perché una televisione privata è certamente un'azienda commerciale che nasce per fare soldi, come nella logica, diciamo, dell'editore puro, però ha anche un ruolo importante nella crescita e nella difesa del territorio. E quando si è parlato di accorpamento del lato di della BAT a quello di Bari, noi insomma, abbiamo fatto la nostra parte insorgendo contro questa ipotesi, perché quell'accorpamento era una sorta di monopolio per Bari, nascondeva in realtà una volontà, quella di continuare a conferire nella discarica Puro Vecchio, credo che sia località Puro Vecchio di Trani, i rifiuti della provincia di Bari. C'era stato un primo conferimento straordinario, credo un secondo, addirittura un terzo, che già non si poteva fare, di straordinario. Quello che non si è fatto è stato per Conversano. E comunque, voglio dire, si è creata questa situazione, diciamo, di fibrillazione, che sembrerebbe in qualche modo sia rientrata, poi se vengono abolite, come dovrebbe essere abolite la provincia, non so se torneranno alla carica. Allora, qual è la situazione? Allora, io il tentato accorpamento del nostro ATO a quella di Bari la leggo ovviamente in una chiave molto molto concreta. La Regione Puglia non si sforzerà neanche più di fare un'ordinanza, perché il Presidente Vendola ogni 6 mesi ci ordina di ricevere i rifiuti che vengono dal lato 2, quelli che gestisce AMIU Bari, e dal lato 4 che gestisce una società privata. Naturalmente questa emergenza nasce da una difficoltà della discarica di Giovinazzo, che penso sia una grande difficoltà, perché un anno e mezzo vedo certo. che non si è risolto,
e ho anche capito in regione, perché mi hanno detto la settimana scorsa, preparati per altri 4 o 5 mesi, quindi l'ordinanza scade il 31-12 e sapremo già che fino a maggio-giugno sicuramente continueremo ad avere circa 450 tonnellate al giorno. Consideri che... A quanto le pagano? Ah. Allora, la prima ordinanza che fece la Regione Puglia, consideri che i comuni della BAT pagano ad Amiutrani 45 euro a tonnellata. Che è già molto basso. Che è basso, quasi gratis. Sì. Poi noi trattiamo il rifiuto con una tritovagliatura e deferizzazione e quindi abbiamo un'altra tariffa. Ma con 45 euro è bassa come tariffa. Addirittura quando a luglio, il 7 luglio, fecero la prima ordinanza, Amiu Bari pagava 38 euro, mentre il gestore privato 25 euro. Praticamente la metà di quanto pagavano i nostri comuni del nostro alto. Anche se il rifiuto che arriva dai due gestori è un rifiuto biostabilizzato, quindi già trattato. Però voglio dire... Comunque riempie la discarica. Certo, che è quello il vero problema. Voglio dire, il risultato non cambia. Da quando sono io amministratore, quindi a luglio di quest'anno, siamo riandati in regione, è stata la prima volta che ho trattato io, e gli ho detto che con meno di 45 in discarica non viene né a Mio Bari né il gestore privato. C'è stato, diciamo, un tira e molla. Premesso che una legge regionale del 2003 prevede per i fuori bacino un 10% in più. Quindi se ci dobbiamo attenere a una legge regionale, mi pare del 2003, dovrebbero pagare il 10% in più. Comunque è stato chiuso a 38 il gestore privato e 42 a Mio Bari. Poi hanno rimandato al lato, eventuali aumenti li deve disciplinare lato. Lato poi dice no, non è materia mia, fatto sta che ad oggi Amiu Bari ci paga 42 euro a tonnellata e il gestore privato 38. Perché dalla discarica Amiu non è mai diventata ricca? Perché di fatto quello che il comune di Trani ci incarica come contratto di servizio, ad oggi siamo a 5 milioni e 6, di fatto Amiu Bari per il servizio a Trani ne spende di più. Quindi quello che dovrebbe essere un valore aggiunto dalla discarica, di fatto noi cerchiamo di migliorare il servizio a Trani, a prescindere naturalmente da queste 450 tonnellate che per l'anno prossimo porteremo un utile considerevole e stiamo pensando già di fare qualche investimento in discarica a Trani, perché è chiaro, non possiamo ancora considerare la discarica come un buco. I rifiuti vanno dentro e lì rimangono. Abbiamo dei progetti che naturalmente spero ne potranno beneficiare anche i comuni del nostro lato. Presidente Parnarano, ne abbiamo fatto un cenno già l'altra volta e ne parlavo io in apertura di trasmissioni sul fatto che c'è un'incertezza della legislazione che impedisce anche alle vostre aziende una programmazione in tempi lunghi, magari su delle progettazioni ambiziose. Io ora non voglio richiamare quello che era il sogno, diciamo, di Salerno quando nacque la Barsa, che doveva diventare una società che doveva servire anche altri comuni del territorio in una sorta di scambio che vedeva che Barletta utilizzare l'AMET come fornitore di energia elettrica, cioè c'era una... Ma in realtà si avverte la necessità di una collaborazione sovracomunale da parte delle vostre aziende. Però c'è, da un lato sentiamo che lo stesso ATO prevede che ci sia, ad esempio, per la raccolta dei rifiuti un unico gestore. E Laro, però non si capisce... Che Barletta, cioè, Andrea. No, Barletta, Trani, Biceglie. Quindi c'è una... Dall'altro... gli altri aspetti sono che invece non sappiamo
Noi stavamo aspettando che l'ATO fosse ridefinito, perché nell'attuale ATO ci sono dei comuni che non fanno parte della provincia e invece ci sono dei comuni della provincia che non fanno parte dell'ATO, mi riferisco ai tre comuni ex foggiani. Poi Controordine Compagni dice no, adesso niente più, si fa l'accorpamento. Poi contro Controordine Compagni l'accorpamento. State un po' come gli asini in mezzo ai suoni? Anche peggio, direttore, anche peggio, perché in realtà, come lei sa, noi stavamo anche adesso riprogrammando l'assetto societario e tutto quello che sembrava imprescindibile fare entro il 31 dicembre 2013 è stato cancellato come un sol colpo di spugna dalla nuova legge di stabilità. Sì. Per cui, diciamo, dobbiamo riconsiderare adesso e rimodulare tutte le ipotesi che avevamo fatto insieme ai soci per il quanto riguarda l'assetto interno. Il governo dà quasi la sensazione di essere un'associazione di buontemponi che si diverte a far gettare all'aria tutto il lavoro che è stato fatto dalle pubbliche amministrazioni. E che ha dei costi. Che si sono, poi dice costi. No, adesso facciamoli cambiare tutto, dai, no? Cancelliamo. Si fa così. In un periodo in cui si vorrebbero ridurre i costi, cambiare la legislazione ogni piè sospinto è una cosa che innanzitutto aggrava comunque i costi, perché fa buttare al macero studio, tempo e lavoro che è stato sprecato su queste cose. Crea delle incertezze normative che sicuramente, in un momento in cui l'Italia a tutti i livelli ha bisogno di captare imprese, imprenditorialità, risorse, eccetera, eccetera, scoraggia, perché in un piano di impresa la legislazione di riferimento è un aspetto essenziale, non è un aspetto secondario. Quindi se io ho un'incertezza assoluta del quadro normativo perché ogni tre giorni mi può cambiare la legge di riferimento, come faccio a fare un piano aziendale, un piano di impresa che possa essere proiettato verso il futuro? Questo ovviamente è un dato e non dipende da noi. Noi dobbiamo cercare di fare nello stesso tempo tutto ciò che dipende da noi. E non possiamo non partire dalla considerazione che noi ci troviamo AMIU, Barsa, le varie società che orbitano sul territorio, a dover competere spesso con dei giganti che ovviamente ci sovrastano e ci fagocitano quando vogliono e comunque sono in grado di creare anche dei condizionamenti pesanti da tanti punti di vista. Noi dobbiamo incominciare a capire che dobbiamo lavorare anche in questa prospettiva, cioè capire cosa c'è, per esempio, di accomunabile nelle nostre attività, nelle nostre esperienze e far tesoro di questo, aprendo un confronto, come ella oggi ci ha mirabilmente invitato a fare attraverso questa trasmissione. Io spero che questo dialogo possa continuare anche al di fuori di questa trasmissione, perché sicuramente per alcune cose l'AMIU è attrezzata molto bene e potrà fornire servizi che sicuramente può svolgere meglio di quanto Barsa stessa non possa svolgere. Noi abbiamo una multiservice in questo momento che ha delle caratteristiche che la rendono estremamente attraente anche da parte dei privati e quindi probabilmente alcune cose siamo in grado di farle da questo punto di vista. Loro hanno, per esempio, a Trani c'è un'energia elettrica che potrebbe essere utilizzata dalle varie aziende che operano sul territorio. San Ferdinando ha del gas che potrebbe essere utilizzato. Incominciare a pensare di creare quelle che, con un termine che non mi piace, ma comunque efficace per intenderci, che è sinergie. Se incominciamo a fare delle sinergie, ovviamente il cammino sarà lungo, sarà difficile, sarà travagliato, ma se non lo incominciamo non potrà mai arrivare ad andare. Ma forse si comincia anche per le piccole cose. Ma siamo obbligati attraverso l'ARO, quindi Barletta, Trani, Biceglie, sì. Ci dovrebbe essere un gestore unico, perché certo. L'ARO dovrebbe fare un'evidenza pubblica e scegliere il gestore. Adesso non so se lei sa, il Comune di Biceglie ha fatto ricorso all'ARO, quindi adesso siamo in attesa dell'esito giudiziario. Ecco, quindi, cioè, se noi cambiassimo le logiche del campanile, cioè, e riuscissimo a capire che poi in realtà le maggioranze politiche cambiano, ma diciamo c'è un bene pubblico che va che oltre le maggioranze politiche. Penso che nella trasmissione scorsa, da questo punto di vista, c'era un rappresentante dell'opposizione, il consigliere Damiani,
Ecco, con la mia trasparenza nell'appartenenza, tutti sanno che sono una persona che appartiene sicuramente schierata, alla sinistra, molto schierata, però non posso non prendere atto che il consigliere Damiani in quella trasmissione ha fatto dei discorsi che travalicavano la logica dello schieramento e andavano nel senso di individuare un bene collettivo, un bene pubblico, un interesse comune. Quindi questo dovrebbe essere, diciamo, anche lo spirito col quale ci muoviamo. E questo è anche lo spirito con il quale abbiamo promosso questa trasmissione. Diciamo, per questo, diciamo, è un peccato che non ci sia Ahmed. Cannone, appena insediato, noi abbiamo invitato a una trasmissione ad hoc. Lei giustamente ci disse, oh, fatemi sedere. Certo. Allora, si è seduto. Si è guardato attorno, ha visto un po' le situazioni. Allora, io adesso non le chiedo, dice, la sua gestione, che cosa cambierà, che cosa, come se si dovesse lasciare un segno di distinzione. Ma in che cosa conta di operare in continuità e in che cosa conta di operare in discontinuità nella gestione della multiservizio? Certo, lei ha centrato perfettamente il problema prima. Il problema di questa società è la certezza della legislazione entro cui deve operare. Nel momento in cui questa cambia una settimana sì e l'altra pure, probabilmente, così come cambiano anche, come abbiamo visto, l'IMU, non si sa ancora, esatto. Quindi l'Italia ormai si caratterizza per questa incertezza assoluta. In questo io mi sono già espresso nei confronti di tutti i dipendenti e ho cercato di garantire, fatta salva la legislazione, la compatibilità con le norme di legge, la necessità di tutelare i posti di lavoro, che in questo periodo mi sembra una priorità assoluta. Pertanto questa è la mia mission principale, quindi salvaguardare i livelli occupazionali compatibilmente con i contratti di servizio che il Comune continuerà a garantirci, con dei livelli di, diciamo, redditività compatibili con l'equilibrio economico-finanziario per la società. Dopodiché è evidente che nel momento in cui il panorama legislativo, piuttosto che di altra natura, si consentirà una seppur minima programmazione, è evidente che non c'è nessun ostacolo a che si possa programmare altre attività, piuttosto che sinergie, come diceva il presidente della Barsa, anche con altri comuni. Tutto questo però non dipende strettamente da noi. Quello che noi sicuramente dovremo garantire, abbiamo l'obbligo di garantire, è la salvaguardia dei livelli occupazionali. Questo è il mio obiettivo principale, e che mi sono impegnato appunto a perseguire. Va bene, ci dobbiamo fermare qui perché purtroppo il tempo è quello che naturalmente non avevamo certamente la pretesa di sviscerare problematiche enormi che hanno ognuna di queste aziende, però lo spirito era proprio quello anche di indicare una strada, perché attraverso la collaborazione e l'ottimizzazione porta inevitabilmente a una diminuzione dei costi e a un aumento, certo, degli introiti, cioè è un fatto assolutamente, e credo che sotto questo profilo e migliori servizi. Questo era lo spirito con cui abbiamo voluto organizzare questa trasmissione, oltre naturalmente a far conoscere a tanti quelli che sono i presidenti delle varie aziende che non hanno tantissime occasioni, a cercare di far capire un po' qual è la situazione di ciascuna di queste aziende. Io ringrazio Gigi Pannalare, ringrazio Francesco Cannone e Antonello Ruggero per essere intervenuti a questa trasmissione. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortissima attenzione a risentirci.